Contrabbasso antico, fasi di restauro. Il contrabbasso presentava crepe diffuse su tutta la cassa. Dopo aver aperto la tavola armonica, per prima cosa ho pulito la crepa e ho inserito un listello di abete per riempire lo spazio. Successivamente ho incollato diversi blocchi per rinforzare la crepa dall'interno, che ovviamente bisogna arrotondare uno per uno una volta incollati. Si può notare qui una catena molto molto squadrata. Ora è il momento di lavorare sulla fodera. Scavo, adattamento, incollaggio. La superficie di incollaggio all'altezza del blocco superiore era completamente mangiata dai tarli. E quindi un'altra fodera. A questo punto ho snellito la catena. E ora il fondo. È stato necessario rimuovere vecchi blocchi che non coprivano le crepe nella loro interezza. Nella vecchia riparazione è stata usata una strana colla bianca. Rimuoverla non è stato proprio divertente. Dopo una profonda pulizia, la superficie risultava incurvata. Ho usato un controstampo esterno per livellare la superficie durante l'incollaggio del nuovo blocco. Dopo aver rimosso tutte le vecchie riparazioni, nuovi blocchi e blocchetti sono stati incollati anche intorno alle fasce per rinforzare tutte le crepe. La tastiera era eccessivamente scavata. È stata necessaria una consistente rettifica e anche poi ripittura. Questo era il cavo della cordiera. Abbiamo sostituito con uno più flessibile e di qualità migliore. L'ultimo passaggio è stato chiudere le crepe anche esteriormente con degli inserti di legno. Ritocco, nuovo ponticello e anima.